Grazie Marzoni, ci eravamo lasciati con le polemiche dopo l'ultimo intervento di Sat. Quali sono le novità oggi? Beh, incassiamo un grande risultato. Il comitato che si batte per il diritto alla mobilità è stato negli uffici della SAT per avere visione delle planimetrie di questo progetto che riguarda il ponte sostitutivo e la viabilità collegata. Finalmente esiste una progettualità. Questo è soltanto grazie alla nostra battaglia, alla nostra volontà ferrea di pretendere che la SAT adegui prima le strade complanari, realizzi un ponte e poi dopo faccia l'autostrada. Ma non basta, non basta perché il progetto sappiamo che comunque ha dei tempi che potrebbero essere anche 3 anni, anche di più. E quindi oggi quello che diciamo noi, visto che la SAT ha ammesso finalmente che nell'86A non esisteva un ponte alternativo con la viabilità alternativa, oggi, con un passo in avanti, chiediamo che venga realizzato subito, perché il diritto alla mobilità debba essere assolutamente reso più importante di quello che è la realizzazione dell'autostrada, perché il territorio non va lasciato senza una viabilità decente. Dunque, diciamo, la richiesta rimane quella di cui si era parlato anche al presidio della Farnesiana, prima si pensa alla viabilità alternativa e poi all'autostrada. Quindi oggi quello che noi rappresentiamo con il presidio, che ancora è chiaramente è attivo e che ancora vuole rimanere, diciamo così, sulla strada per manifestare, oggi dice fate il ponte immediatamente o comunque va realizzato nell'86A contestualmente all'autostrada. Ma non è possibile, non è ammissibile pretendere che i cittadini subiscano l'infrastruttura, la realizzazione dell'autostrada senza il ponte sostitutivo. Noi volevamo organizzare anche una manifestazione nazionale, in questi giorni stiamo decidendo, diciamo così, come organizzarla e il fine di questo presidio ha soltanto uno scopo, quello di veder confermato le nostre richieste, che l'abbiamo sottoscritte sugli esposti, sui ricorsi al TAR, che venga realizzata questa viabilità alternativa adesso.